Dopo un mese a braccia conserte, l'Italservice torna in campo aggredendo le Final Four scudetto. Al Pala Nino Pizza, Pesaro batte Feldi Eboli 4-1, partendo così da un più 3 di vantaggio per gara 2 di semifinale che richiamerà le due contendenti in campo alle 20:30 di venerdì, ovvero a 24 ore esatte di distanza da una gara 1 nata sul botta e risposta che ha visto l'Italservice andare in vantaggio con Canal dopo una manciata di secondi per poi essere ripresa da Grello un minuto dopo. L'Italservice poi esce alla distanza prendendo il largo sul 3-1 con Salas ed Oliveira prima del 4-1 definitivo siglato da Borruto dopo 6 minuti di ripresa. Innanzitutto sono contento, vabbè, per come è andata la partita. Sapevamo che era una partita molto importante per noi, difficile cercare di cominciare questa Final Four un po' strana della migliore dei modi, e penso che siamo riusciti. E domani sarà un'altra battaglia, sappiamo che giocare in casa come davanti a questa gente per noi è un plus che mancava quasi un anno, io in particolare dopo giocare delle finali qua aver perso, quindi penso che adesso ho voglia di godermi tutto questo momento che è veramente bello. Sappiamo che quello che abbiamo fatto oggi, se domani va male, non conta niente, quindi dobbiamo essere ancora più concentrati. Sappiamo che è una grande squadra, però siamo fiduciosi che lavorando e facendo le cose come le abbiamo fatto oggi, andranno le cose bene. Noi dobbiamo essere pronti per tutto. E domani sarà una guerra e noi dobbiamo essere pronti per questo. Con il pubblico la gara diventa molto più bella per chi gioca e per chi sta fuori. È un grande spettacolo, io quando ho fatto il gol ho sentito il pubblico e mi fa piacere che il pubblico è venuto a vedere la squadra. Già, il pubblico. Da normative anti-Covid vigenti sono state ammesse 500 persone al Pala Nino Pizza che si è regalato una prima serata di doppia gratificazione. Essere designato come teatro dell'atto finale del 37esimo scudetto del calcio a 5 e ospitare il primo evento sportivo pesarese con gli spettatori rientrati sugli spalti. L'emozione più grossa deriva dal fatto che è la prima manifestazione a Pesaro con il pubblico in presenza. Quindi questo è un motivo di grosso orgoglio per noi, siamo molto contenti, l'emozione è forte perché finalmente dopo un anno di pandemia rivediamo i bambini sugli spalti, il settore giovanile sugli spalti, le famiglie che guardano possono vedere questa partita, quindi c'è veramente una forte emozione, una forte enfasi, quindi una contentezza immensa. Dal fascino del pubblico all'ambizione dello scudetto. È lì che vuole arrivare l'Italservice con coach Colini, concentratissimo già sulle difficoltà di gara 2. Io mi aspetto 40 minuti col portiere di movimento da parte loro, perché cercano di spegnerci con quel sistema lì, perché poi la squadra, nonostante non so quanto tempo, 35 giorni ferma dopo il quarto di finale, ha imposto un ritmo altissimo la nostra, quindi sono soddisfatto. Peccato che abbiamo costruito sicuramente molto di più e dovevamo finire concludendo con qualche altra rete, perché noi abbiamo rischiato 2-3 volte, abbiamo preso un gol, ma nel finale soprattutto, nel finale del primo tempo, dovevamo essere più cattivi e chiuderla. Invece così c'è il secondo tempo di questa partita. La squadra mi ha soddisfatto, però ecco, oggi una partita che tu la ingabbi bene, la prepari bene, loro la sbagliano, diciamo francamente hanno avuto delle confusioni, devi chiuderla con più cattiveria. Nel finale senza portiere non abbiamo tirato un paio di volte, però vabbè, vediamo domani cosa succederà, noi cercheremo di impostare ritmo e loro cercheranno di addormentarci col portiere in momento di tutta la partita.